Due auto stanno attraversando la strada, hanno cominciato il viaggio alla stessa ora. L'auto verde viaggia a una velocità di circa 50 km orari. L'auto gialla è più veloce e viaggia a una velocità di circa 80 km orari. Comunque, ad un certo punto, l'auto verde si scontra con l'auto gialla. Com'è possibile? Le auto stanno viaggiando nelle due direzioni opposte. Aaron è un detective che deve lavorare sotto copertura in un resort di lusso. La polizia sospetta che i proprietari dell'hotel abbiano dei traffici loschi. Il compito di Aaron è di intrufolarsi nell'ufficio del manager e controllare dei documenti, ma la porta è chiusa e c'è una serratura a combinazione. Aaron deve capire la password. Sa che deve risolvere un indovinello matematico e la risposta sarà il codice giusto. La porta si apre non appena immette il codice giusto. Ma qual è il codice corretto? È 30! Non ci sono simboli matematici alla fine della prima e della seconda riga, quindi l'operazione è questa. Un dipinto molto famoso è sparito da un museo. I poliziotti sono riusciti a ritrovarlo, ma c'è un problema. Non ne hanno trovato uno, ma tre. Solo uno di questi tre è originale, gli altri sono solo delle copie. Puoi aiutare la polizia a capire qual è il dipinto originale? Quello con la cornice marrone. Dai un'occhiata, tutte le cornici nel museo hanno lo stesso stile. Sei stato accettato in una delle migliori scuole di magia e stregoneria. Uno dei corsi che devi frequentare spiega come trasformarsi in un animale. Il corso è tenuto da tre professori. Ognuno di loro si trasforma in un animale diverso. Osserva i professori e cerca di capire in che tipo di animale si trasforma ciascuno di loro. Hai notato che il primo ha una lingua biforcuta? Sicuramente si trasforma in un serpente. Il secondo ha la coda di leone? Beh, questo è il suo animale. Il terzo ha gli artigli da orso. Di certo diventerà un orso grizzly. Maria è una principessa ed erede al trono. Un giorno una strega cattiva la attira in un bosco incantato. Maria si perde. Per fortuna ha un medaglione che le è stato dato da uno dei maghi del re. Ti aiuterà a ritrovare la strada di casa ogni volta che ti perdi, le ha detto. Maria ha toccato il medaglione e tre spiriti sono apparsi davanti a lei. Il primo era un gufo, il secondo era una farfalla e il terzo era un falco. Purtroppo soltanto uno di loro conosceva la strada per tornare al castello. Puoi aiutare la principessa a scegliere lo spirito giusto? Hai notato gli stendardi nella stanza del trono? Su ognuno c'è una farfalla. Quindi la farfalla è il simbolo ufficiale del regno. Maria deve seguire lo spirito farfalla. Un uomo vive in un condominio molto alto. Ha un'abitudine strana relativa al fatto di prendere l'ascensore o meno quando torna dal lavoro. Se piove, prende sempre l'ascensore fino al 17° piano. Anche se c'è il sole, ma c'è qualcuno nell'ascensore con lui, va dritto al 17° piano. Ma se non piove, oppure è da solo nell'ascensore, prende l'ascensore fino all'11° piano e poi se la fa a piedi. Riesci a capire perché? Quest'uomo è molto basso. Riesce a raggiungere soltanto il bottone dell'11° piano. Se c'è qualcun altro nell'ascensore con lui, allora chiede che prema nel bottone del suo piano. E quando piove, usa l'ombrello per premere il bottone. Johnny è un pagliaccio, ha con sé tre pezzi d'oro. Ognuno di questi pezzi pesa un chilo. Mentre cammina, arriva a un ponte. Vicino al ponte c'è un cartello che dice che il ponte regge al massimo un peso di 81 kg. Johnny pesa 79 kg. Legge il cartello e poi attraversa il ponte senza problemi con tutto l'oro. Ma come fa?
Johnny è un pagliaccio e sa anche fare il giocoliere. Mentre cammina sul ponte, gioca con l'oro e fa in modo che un pezzo sia sempre in aria. Salvi la donna e ritorni alla macchina. Inizia a piovere. Non vuoi prendere freddo, quindi decidi di cambiarti i vestiti a casa. Ma improvvisamente senti qualcuno all'esterno gridare aiuto. Corri fuori dall'appartamento e dimentichi di chiudere la porta. Una donna sta piangendo in strada. È in piedi sul marciapiede. In lontananza noti un'auto che parte ad alta velocità. La donna dice che la sua nuova auto è appena stata rubata. Sali in auto e inizia a inseguire il criminale. Il sospetto scende dall'auto e corre verso una casa abbandonata. Scavalca la recinzione e scompare all'interno. Tu lo segui. In una piccola sala, 5 zombie stanno camminando in direzioni diverse. Gli zombie però non guidano automobili, quindi uno di loro è il ladro che finge di essere uno zombie. Chi è? Gli zombie non sudano, ma una delle creature che vedi è coperta di sudore. Questo perché è il criminale in fuga. Cammini per le strade. C'è un avviso su un palo che avvisa della presenza di lucertole che attaccano gli abitanti della città. Ti ricordi di aver indagato su questo caso e di non essere riuscito a trovare questi rettili. Segui le indicazioni per il parco. Da diversi giorni un lupo mannaro sta spaventando i residenti. Sai che il lupo mannaro ha una moglie ed è l'unica persona che può calmare il mostro e farlo tornare alla sua forma umana. Hai trovato 3 ragazze. Ognuna potrebbe essere la moglie del lupo mannaro che stai cercando. Chiedi alla presunta moglie di avvicinarlo, ma nessuna ammette di essere la persona in questione. Quindi devi fare la tua scelta. Vedi della lana sui vestiti di questa ragazza? È la pelliccia del lupo, significa che lei è la moglie. Si avvicina al mostro, lo abbraccia e il lupo mannaro torna umano. Sei affamato, fai un salto in una pizzeria. Il proprietario dice che qualcuno ha preso tutti i suoi guadagni settimanali dalla cassaforte. Il ladro indossava i guanti e non ha lasciato impronte. Le telecamere erano spente. Sai che questa pizzeria ha avuto incidenti simili nell'ultimo anno. Ogni volta la compagnia di assicurazioni ha pagato al proprietario l'intera somma rubata. Sei sicuro che il proprietario ha preso i suoi soldi per usare di nuovo l'assicurazione? Dai un'occhiata all'ufficio e dimostra che è il proprietario il colpevole. Guarda la presa d'aria. Dietro la botola puoi vedere le mazzette con il denaro rubato che stavi cercando. Ti aspetta una lunga notte e già ti senti stanco. Entri in un piccolo bar per prendere un caffè. Dai i soldi alla commessa e prendi la tazza con la bevanda. Bevi un sorso e ti rendi conto che la donna è in pericolo. Come fai a saperlo? Aiutami è scritto sulla tazza che ti ha appena dato. Rimani nel bar e ti siedi al tavolo. Vedi un uomo con un impermeabile nero e un cappuccio seduto all'altra estremità della stanza. La ragazza dietro il registratore di cassa lo guarda con diffidenza. Guardi questo visitatore per qualche secondo e ti rendi conto che è un vampiro. Cosa te lo fa pensare? Fuori è notte. Puoi vedere il tuo riflesso nella finestra. Anche l'uomo incappucciato è seduto vicino alla finestra, ma non vi si riflette. È un vampiro. Il caffè ti ha tirato un po' su. Stai camminando lungo la strada, perso nei tuoi pensieri. Per questo non presti attenzione a dei lavori stradali proprio di fronte a te e cadi in una fogna buia. Uff, per fortuna non sei ferito. Riesci a sentire dei rumori a distanza. Accendi la tua torcia e cammini lentamente in avanti. Presto ti imbatti in una gabbia con diverse persone dentro. Sono state catturate e messe in gabbia da uno scienziato pazzo per condurre degli esperimenti. Devi liberare i prigionieri. Ma dove puoi trovare la chiave? Ispeziona il laboratorio. Uno dei barattoli con le sostanze chimiche sullo scaffale ha una chiave all'interno. La tiri fuori e stai per aprire la gabbia, ma improvvisamente compare lo scienziato. Ti dice di non farlo. Le persone all'interno sono in realtà lucertole mutanti.
Lo scienziato ammette di aver accidentalmente trasformato dei normali coccodrilli in esseri umani e di essere riuscito a catturarli e a metterli in gabbia. Quando troverà il modo di trasformarli nuovamente in rettili, li lascerà andare. I prigionieri dicono di essere umani e lo scienziato mente. A chi credi? Decidi di non aprire la gabbia. All'interno, accanto alle persone, vedi pezzi di pelle sbiadita e squame. I serpenti e altri rettili cambiano pelle durante la muta. Credi allo scienziato, che ti promette che presto sistemerà tutto. Sei di nuovo in strada, sporca e sgradevole come le fogne. Nelle vicinanze un fulmine colpisce qualcosa. Senti qualcuno urlare e corri in quella direzione. Un ufficio a più piani è in fiamme. Una vecchia signora sta piangendo. Ha lasciato il suo gatto nell'appartamento. I vigili del fuoco potrebbero non salvarlo, quindi decidi di farlo tu. Sali all'ultimo piano usando una vecchia scala antincendio che crolla dopo il tuo passaggio. Fortunatamente riesci a saltare nella finestra. Sei nell'appartamento della vecchia signora. Diverse porte conducono a diverse stanze. Non hai il tempo di controllarle tutte, il fuoco è vicino. Dov'è il gatto? Quella porta è graffiata nella parte inferiore. Sono segni di artigli. Il gatto deve essere lì. Apri la porta e vedi un grosso puma nero. Il fuoco è ovunque, non puoi uscire dall'ingresso principale. C'è una finestra che porta al cortile e una scala antincendio. Dove vai? La scala antincendio è crollata mentre entravi nell'appartamento. Dalla finestra vedi un albero. Fame e vuoi far bollire un uovo in 2 minuti? Se hai solo un timer a clessidra da 3 minuti, un timer a clessidra da 4 minuti e un timer a clessidra da 5 minuti, come puoi far bollire l'uovo per soli 2 minuti? Quando vedi l'acqua bollire, gira la clessidra da 3 minuti insieme a quella da 5. Quando i 3 minuti della prima clessidra sono passati, metti l'uovo nell'acqua bollente. Resteranno 2 minuti nella clessidra da 5 minuti e appena passati potrai togliere l'uovo dall'acqua e gustartelo. Il signor Wright ha un piccolo negozio a Chicago chiamato 5 bandiere, ma fuori ce ne sono 6. Potrebbe facilmente sistemare quella svista, ma non lo fa. Riesci a capire il motivo? All'inizio è stato un errore, ma poi il signor Wright si è accorto che le persone entrano spesso nel negozio per chiedergli spiegazioni e le sue vendite aumentano. Un re saggio si rende conto di essere stanco del duro lavoro che fa, così decide di cercare un sostituto. Lancia una sfida, il cui vincitore diventerà il nuovo re. Chi vuole salire al trono dovrà mettere un intero cetriolo in una bottiglia di vetro, senza tagliarlo né danneggiare la bottiglia. I partecipanti hanno una settimana per farlo. Questa sfida sembra impossibile e solo in 5 decidono di partecipare. Uno vince la sfida. Come ha fatto a mettere il cetriolo nella bottiglia? Mette un piccolo cetriolo ancora attaccato al gambo nella bottiglia. I cetrioli crescono piuttosto velocemente, quindi ha avuto abbastanza tempo per vincere la competizione. Se a mezzanotte piove, tra 72 ore ci sarà il sole? No, tra 72 ore sarà di nuovo notte. Vedi una vasca da bagno piena di acqua. Hai un cucchiaio, una tazza e un secchio. Cosa farai per svuotare la vasca? Ovviamente toglierai il tappo dalla vasca. Allison studia matematica all'università. I suoi coinquilini vogliono mettere alla prova la sua intelligenza. Prendono 3 buste e vi scrivono brevi messaggi. Poi mettono le risposte dell'esame di Allison in una busta. Solo su una busta è scritto un messaggio veritiero, gli altri 2 sono falsi. Ad Allison non è permesso aprire tutte le buste, può sceglierne solo una. Il primo messaggio dice: non ci sono risposte all'esame qui. Il secondo è: le risposte all'esame sono qui. E il terzo: le risposte all'esame non sono nella seconda busta.
Quale busta dovrebbe scegliere, Allison? La terza dice la verità, il che significa che le risposte all'esame sono nella prima busta. Joanna e Josh sono in luna di miele in Francia. Il primo giorno fanno un giro della città di Parigi e lasciano tutte le loro cose nella camera d'albergo. Quando tornano, vedono qualcuno che tenta di entrare in camera. La coppia chiama subito l'addetto alla reception, ma l'uomo afferma che Joanna e Josh gli devono dei soldi per i tour che hanno fatto nei 4 giorni precedenti. L'addetto alla reception capisce subito che l'uomo sta mentendo. Come l'ha capito? Gli ospiti hanno fatto il check-in il giorno stesso. Russell e Anna sono in vacanza. Un giorno Anna dice a Russell di non poter andare in spiaggia con lui perché non si sente bene. Quando Russell torna in stanza per prendere il telefono, Anna non c'è più. La trova in piscina e le chiede: «Sei qui da sola?» Lei annuisce, ma Russell si rende subito conto che sta mentendo. Come? Ci sono 2 bibite gassate sul tavolo e 2 vassoi di frutta. A quanto pare, questa è anche l'ultima vacanza di Russell e Anna insieme. Gregory sta scattando alcune foto alla natura per il suo blog. Mentre cammina nella foresta, cade in una fossa profonda. Cerca di uscirne, ma invano. Quando si aggrappa a una roccia, questa cede e ne esce dell'acqua, che inizia a riversarsi all'interno. La fossa si riempie velocemente. Gregory vede una palla sgonfia, un barile vuoto e un pezzo di una tavola di legno. Cosa dovrebbe usare per uscire dalla fossa? La palla sgonfia è troppo piccola e ha una fessura sul lato. La tavola di legno non sosterrà il suo peso. L'opzione migliore è il barile vuoto. Manterrà a galla Gregory. Paul e Pauline partono per la luna di miele e chiedono alla vicina di prendere... Un vecchio re non ha eredi al trono, ma avendone bisogno chiede ai giovani più intelligenti del regno di riunirsi a palazzo. Dà a ciascuno di loro un uovo. Chi si prenderà meglio cura del proprio uovo, riuscendo a far crescere un bellissimo uccello, diventerà il prossimo re o regina. 6 mesi dopo, i giovani tornano con splendidi uccelli di diversi tipi. Solo una ragazza, Scarlett, torna a mani vuote. Ammette di non esserci riuscita. Sorprendentemente, il re la annuncia come prossima regina. Riesce a spiegare perché? Il re aveva dato a tutti un semplice sasso e non un uovo. Ovviamente nessuno avrebbe potuto far crescere un uccello. Tutti hanno imbrogliato, tranne Scarlett, e il re capisce che solo lei avrebbe potuto essere una regina buona e giusta. Ariana vuole guadagnare qualche spicciolo, così inizia a lavorare in un negozio di libri. Alla fine del suo primo giorno nota che una collana ha un libro mancante. In archivio non risultano vendite di quel libro, quindi deve essere stato rubato. Ariana è una ragazza onesta, va dal direttore e ammette di non aver notato il furto. Ma il direttore ride e le dice che non manca nulla. Dai un'altra occhiata alla libreria e cerca di capire perché. La collana è composta da 8 libri, il 9° libro è in realtà il libro numero 6. Ma è al contrario e nel posto sbagliato. La signora Miller ha 4 figlie, Abby, Beth, Charlie e Danny. Sono 4 gemelle identiche. Un giorno la donna chiede all'insegnante delle bambine di lasciare uscire Abby dopo la prima lezione perché ha un appuntamento importante. L'insegnante non riesce a distinguerle e le ragazze vogliono divertirsi un po'. Così le danno un indizio. 1. Charlie è nel mezzo. 2. Danny è alla sinistra di Beth e alla destra di Abby. 3. Abby è proprio accanto a Danny. Puoi aiutare l'insegnante a identificare le ragazze e a scoprire chi è Abby? Quindi, sappiamo che Charlie è nel mezzo e, dato che Danny ha qualcuno da entrambi i lati, anche lei è nel mezzo. Se Charlie è la seconda, Danny deve essere la terza.
e poiché Danny è alla sinistra di Beth, Beth deve essere la quarta e Abby la prima. Ma non può essere vero, perché Abby e Danny dovrebbero essere una accanto all'altra. Se scambiamo Charlie e Danny, Danny sarà proprio accanto a Abby, ma ancora alla sinistra di Beth. Ciò significa che l'ordine giusto è Abby, Danny, Charlie e Beth. Abby quindi è la prima ragazza. Un'amica della signora Jones le dice che ha visto uno dei suoi figli a una festa, ma non sa dire quale. La signora Jones non ha permesso ai suoi figli di andare a una festa, per cui chiede loro se qualcuno ci sia stato. I ragazzi negano di aver infranto le regole. Mark dice di aver studiato. John dice di essersi esercitato per il suo corso di pianoforte. Ethan invece dice di aver giocato al computer. Chi sta mentendo? Ethan, guarda, ha una macchia di rossetto sul collo. Un'azienda cerca un nuovo manager, un candidato che possa dedicarsi totalmente al lavoro, quindi che non abbia una famiglia. Ben e Rob si presentano al colloquio. Entrambi dicono di non avere figli e di non volerne. Rob ha un curriculum impeccabile, ma l'azienda assume comunque Ben, anche se ha un curriculum inferiore. Perché? Prima del colloquio, Ben ha portato sua figlia a lezione di danza e, per sbaglio, ha tenuto con sé il suo zaino rosa. Il responsabile delle risorse umane, notandolo, ha capito che Ben ha una figlia. A giugno tutti gli studenti devono affrontare l'esame finale di matematica. Il professore, solo guardandoli, capisce che uno di loro sta per imbrogliare. Chi? E come l'ha capito? Questa ragazza. È giugno, tutti indossano t-shirt e pantaloncini. Lei, invece, indossa un maglione e degli stivali alti. Sta nascondendo qualcosa. George e Carter stanno preparando la cena. Riesci a capire chi sta sbagliando? È Carter. Guarda, sta usando per sbaglio il veleno per topi come condimento per l'insalata. Penso che eviterò l'insalata stasera. Liam e Owen stanno campeggiando in una foresta. Improvvisamente vedono un orso vicino la tenda. Liam scappa mentre Owen rimane immobile. Chi è più in pericolo? Liam, è probabile che l'orso inizi a inseguirlo. L'animale ovviamente sarà più veloce. Se mai ti trovassi in una situazione del genere, mantieni la calma. Indietreggia lentamente, mantenendo un contatto visivo. Michelle ed Emma si stanno godendo una giornata all'aperto quando inizia a piovere. Michelle si rifugia nell'auto, parcheggiata sulla spiaggia, mentre Emma continua a nuotare. Chi è meno intelligente? Emma dovrebbe uscire dall'acqua immediatamente e raggiungere Michelle in macchina. È pericoloso rimanere in acqua durante un temporale. Samantha e la figlia Avery sono andate al lago per trascorrere del tempo insieme. Hanno trovato un bel posto e si sono sedute. Dopo un po', Samantha si è ricordata di aver lasciato la macchina fotografica in auto ed è andata a prenderla. Ma quando è tornata, la figlia era scomparsa. La donna ha chiamato la polizia e hanno iniziato a cercarla. C'erano tre persone nelle vicinanze e gli agenti di polizia le hanno interrogate. Benjamin ha detto: «Stavo camminando nelle vicinanze e ho visto una ragazza seduta in riva al lago, ma non le ho fatto niente». Genevieve ha detto che non aveva nemmeno visto la ragazza o la madre e Victoria ha detto che neanche lei le aveva viste, ma ha sentito qualcuno urlare. Chi dovrebbero arrestare gli ufficiali? Dovrebbero arrestare Genevieve. Guarda, indossa la sciarpa di Avery. Di prima mattina Brian ha chiamato la polizia. Ha detto che la sera prima lui e la sua ragazza Estelle avevano visto un film dell'orrore. Estelle aveva paura di tornare a casa da sola, quindi è rimasta da lui. Poi ha avuto degli incubi con zombie che la inseguivano, ma non si è svegliata quella mattina.
Il ragazzo non sapeva cosa le fosse successo, ma la polizia lo ha arrestato, sostenendo che era lui il colpevole. Perché? Il ragazzo ha detto che la sua ragazza non si è svegliata quella mattina, allora come faceva a sapere cosa avesse sognato? Theodore, da New York, si è recato alla sua città natale, Chicago, per trascorrere una settimana con suo padre. Tre giorni dopo, il padre ha chiamato la polizia dicendo che suo figlio era stato avvelenato. La polizia ha esaminato le cose di Theodore per verificare se c'era qualcosa di sospetto. Successivamente hanno portato il padre alla stazione di polizia per ulteriori indagini. Cosa li aveva insospettiti? Gli agenti hanno trovato un biglietto aereo da Chicago a New York. Theodore non avrebbe comprato questo biglietto se non avesse programmato di ritornare a New York. Esme stava facendo la sua solita passeggiata nella foresta e sai una cosa? Si è persa. Dopo aver vagato per un paio d'ore, ha finalmente trovato la casa della strega. Esme le ha chiesto di mostrarle la via del ritorno. La strega voleva far diventare Esme la sua cameriera personale. Ma c'era un problema. Stava programmando una vacanza e voleva andare a pescare, ma la sua canna da pesca era lunga 4 metri. Poteva portare solo cose che non fossero più lunghe di 3 metri e mezzo sul treno. La strega promise a Esme che se la ragazza avesse trovato una soluzione, l'avrebbe lasciata andare. Come l'aiuterà Esme? Esme era molto brava in geometria. Ha consigliato alla strega di mettere la canna in una scatola da 3,5 per 1,5 metri. Diagonalmente ci sarebbe stata benissimo. Una domenica sera, la signora Collins stava prendendo un tè a casa di una sua amica. Improvvisamente la sua amica le ha detto che quel giorno aveva visto una delle figlie della signora Collins al centro commerciale. La signora Collins si è arrabbiata perché tutte le ragazze erano in punizione. Ha chiesto quale figlia fosse, ma la sua amica non era in grado di riconoscerla perché si era dimenticata gli occhiali da vista. Quando la signora Collins è tornata a casa, ha chiesto alle ragazze cosa avessero fatto durante la giornata. Abigail ha detto di aver passato la giornata a leggere. Brianna ha detto che era rimasta a scuola dopo le lezioni per studiare. Charlotte ha detto che si stava esercitando al pianoforte per il suo concerto. Chi mente? Brianna, è domenica, non c'è scuola. Una giovane ragazza, Tanley, è stata portata in ospedale dopo essere stata avvelenata. Ma gli esami evidenziano che Tanley non ha né mangiato né bevuto nulla. La sorella Kennedy ha detto di non saper nulla dell'incidente. L'amica di Tanley, Ruby, ha detto: «Eravamo a scuola quando Tanley si è sentita male». Il ragazzo di Tanley, Archie, ha detto: «Non le ho nemmeno parlato oggi». Come è stata avvelenata Tanley e chi è stato? La ragazza non ha mangiato niente, ma ha del rossetto. Ecco dov'era il veleno. E l'unica persona che aveva accesso alla stanza di Tanley quel giorno era la sorella, Kennedy. Avviene un incidente d'auto in una galleria. La polizia pensa che la colpa sia di uno dei conducenti, Owen, perché si è addormentato al volante. Ma Owen nega tutto, non riuscivo a vedere bene a causa del temporale. La polizia non gli ha creduto e lo ha immediatamente arrestato, ma perché? L'incidente è avvenuto in una galleria e lì non piove. Ora giochiamo al gioco «Chi è meno intelligente?». È mattina presto, Tom e Joseph stanno accompagnando i loro figli adolescenti a scuola. Chi non è intelligente? Joseph, suo figlio non è in macchina, temo che il padre si sia dimenticato il figlioletto. Annie ed Emma fanno volontariato in un rifugio per animali. Annie sta dando da mangiare ai gatti ed Emma sta lavando i cani. Chi non è intelligente? È
Annie, da cibo per cani ai gatti. Logan e Anthony hanno entrambi dei colloqui di lavoro alle 16. Logan sta preparando del cibo e Anthony sta stirando il suo abito migliore. Chi non è intelligente? Anthony, guarda l'orologio. Il colloquio inizierà tra 5 minuti. La sicurezza in aeroporto hanno ricevuto un avviso. C'è un uomo con documenti falsi che vuole prendere un volo per New York. Hanno 3 sospettati che si assomigliano molto. Quale passaporto è falso? Indipendentemente dal paese da cui proviene una persona, nessun passaporto può avere una foto con le montagne sullo sfondo. Tutti gli sfondi dovrebbero essere bianchi. Il passaporto di John è molto sospetto. Sì, il suo passaporto è falso. Mason fa il bagnino e un giorno una ragazza gli si avvicina per chiedere aiuto. Dice che qualcuno le ha rubato il portafoglio, cosa che ha notato quando stava per andare a prendere una bibita. Mason controlla l'asciugamano dove la ragazza ha lasciato la sua roba, ma l'unica cosa che nota sono le sue impronte. La ragazza sta mentendo. La ragazza sta dicendo la verità. Mason ha la vista molto acuta e ha visto un ragazzo con una canna da pesca. Deve aver rubato il portafoglio della ragazza. Nessuno va a pescare in uno stabilimento balneare. Alcuni ladri hanno rubato alcune gemme preziose. La polizia è stata immediatamente allertata, ma non sapevano dove cercarli. All'improvviso hanno ricevuto un'email anonima. Controllate le bottiglie nelle auto delle persone che lasciano la città. Cordiali saluti, signor X. Alla fine della giornata gli agenti fermano un'auto carica di casse d'acqua. I fondi delle bottiglie sono ricoperti di vernice, quindi pensano che in una delle bottiglie ci possano essere le gemme, ma il livello dell'acqua in tutte le bottiglie è uguale. Quando uno degli agenti prende una bottiglia e la mette accanto alla scatola, si rende subito conto che qualcosa non va. Cosa c'è che non va? La bottiglia accanto alla scatola è molto più bassa rispetto a quelle all'interno. La polizia scopre che c'è un doppio fondo e le gemme sono nascoste dentro. Due amici, Martin e Clyde, hanno fatto una scommessa. Martin ha detto che avrebbe lanciato una palla e sarebbe tornata indietro. Ha anche affermato che non ci sarebbero stati ostacoli o muri dove la palla potesse rimbalzare. Clyde ha detto che era impossibile e ha perso la scommessa. Com'è possibile? Martin ha lanciato la palla verso l'alto e ovviamente è tornata indietro. Nessuna magia, solo fisica. Emily ha preso un muffin al bar e l'ha messo sulla scrivania in ufficio. Voleva conservarlo per dopo, ma quando è tornata dalla riunione ha visto che qualcuno lo aveva mangiato. Ci sono solo 3 persone che avrebbero potuto farlo e una sola persona sta dicendo la verità. Grace dice che è stata Alicia. Alicia dice che non ha mangiato nulla. Tina dice che neanche lei ha mangiato nulla. Chi ha mangiato il muffin? È stata Tina. Solo una persona sta dicendo la verità ed è Alicia. Se Grace o Tina avessero detto la verità, allora ci sarebbero state 2 persone sincere, ma Emily sapeva che solo una persona non stava mentendo. Patrick voleva andare ad una festa VIP, ma gli addetti alla sicurezza avrebbero chiesto a ogni persona il codice segreto. Patrick ha chiesto di ascoltare le loro conversazioni. Quando la prima persona è arrivata all'ingresso, l'addetto alla sicurezza ha detto 6 e l'ospite ha detto 3. Quindi l'addetto alla sicurezza ha detto 10 al secondo ospite e la risposta è sempre stata 3. Anche il terzo ospite ha detto 3 dopo che l'addetto alla sicurezza ha detto 2. Patrick pensa di aver capito come poter accedere alla miglior festa della città. Così si è avvicinato all'ingresso, la guardia gli ha detto 7 e Patrick ha detto 3. L'ha detto alla sicurezza, non l'ha fatto entrare. Cosa avrebbe dovuto dire Patrick per poter accedere alla festa? Avrebbe dovuto dire 5. L'ospite doveva contare le lettere nella parola detta dall'addetto alla sicurezza. 6, 3 e 2 hanno 3 lettere. Ecco perché la risposta è sempre stata 3. Nella parola 7 ci sono 5 lettere.
Ben amava i diamanti. Per un periodo di tempo ha speso 5.000 euro al giorno in pietre preziose. Ad un certo punto si è reso conto di avere troppe gemme, quindi ha iniziato a venderle a 3.000 euro a pezzo. Qualche tempo dopo è diventato un milionario. Com'è possibile se stava perdendo soldi? Prima di collezionare gemme, Ben era un miliardario. Dopo aver perso un sacco di soldi, è diventato un milionario. Un vampiro si è trasferito in una grande città dove nessuno lo conosceva. Voleva iniziare una nuova vita. Tuttavia non poteva resistere alla tentazione di mordere le persone ogni singola notte. La gente si è spaventata e hanno assunto un investigatore privato per risolvere il problema. Un paio di giorni dopo, il detective Reitman aveva 3 sospettati. Così ha deciso di andare da ognuno di loro per scoprire chi fosse il vampiro. Dopo aver visitato tutte le case, era sicuro di aver trovato il vampiro. Chi è? Dunque, l'uomo a sinistra ha tanto aglio in cucina e i vampiri lo temono. Il secondo sospettato ha molti accessori in argento, orecchini, piercing e una catenina. Ai vampiri non piace l'argento. Il ragazzo con la maglietta blu è il vampiro. Molto tempo fa, nel Regno degli Enigmi, venne catturato un criminale. Le guardie lo portarono dal re, famoso per i suoi enigmi. Re Archibald disse che se Harry, il criminale, fosse riuscito a risolvere il suo enigma, lo avrebbe liberato. Harry acconsentì e Archibald tracciò con il piede una linea lunga 0,5 metri sul terreno. Il re chiese a Harry di accorciare questa linea 2 volte più corta, senza toccarla. Alla fine... Ci chiusi. Hai troppa paura di aprirli. Ma ti dai un pizzicotto per assicurarti che non stia sognando. Le dita sul tuo collo iniziano a stringere più forte. Ne hai avuto abbastanza e balzi fuori dal letto. Facendo più in fretta possibile, tiri fuori il tuo telefonino e provi a registrare. Beh, qualunque cosa fosse, non c'è più. Solo un letto vuoto. Stavi dormendo o era tutto vero? Noti qualcosa? Dopotutto, era solo un brutto sogno. Ma che cosa hai notato? Ti do 6 secondi. Quando ti sei sdraiato, il sole splendeva. Ora è la luna a splendere. Hai dormito per un bel po'. Esci dalla camera da letto e percorri un lungo corridoio illuminato da torce e candele. Il silenzio viene spezzato dal brontolio del tuo stomaco. Sei affamato? Di fronte a te c'è una porta di legno molto pesante ed è solo socchiusa. L'odore gradevole del cibo inizia a diffondersi nel corridoio. Decidi di entrare e trovi una tavolata enorme, addobbata con argenteria e porcellane. Il cibo sembra delizioso. C'è del caviale, dell'aragosta, della frutta, della verdura, della carne e molti dolci. Diverse persone sono sedute attorno al tavolo e quando ti avvicini si girano a guardare. Sono tutti vampiri. Come l'hai capito? Ti do 5 secondi per indovinare. Il cibo è del tutto intatto. I vampiri stavano aspettando il piatto principale. Tu scappi via. Ritorni nel corridoio. Poi sfrecci in un corridoio buio. I vampiri ti stanno inseguendo e stanno urlando. Trovi 3 porte alla fine del corridoio. Sulla prima c'è il simbolo del fuoco. Sulla seconda c'è il simbolo di un serpente. E la terza porta dice solo uscita. Provi ad aprirla, ma è bloccata. I vampiri si stanno avvicinando. Cosa fai? Hai 4 secondi prima di diventare cibo per vampiri. Provi la chiave che hai trovato nella capanna del vampiro. Grande, ha funzionato. Corri fuori in cortile e chiudi la porta dietro di te. La luna è nascosta dietro alcune spesse nuvole bianche. Ti intrufoli nel cortile e apri il cancello sul retro. Accanto al cancello c'è un cartello con l'immagine di un lupo mannaro. Esci, facendo più piano possibile. Dopo circa 5 minuti vedi un lungo ponte. Dall'altra parte c'è una bella donna. Ti saluta e ti fa cenno di avvicinarti, ma qualcosa ti preoccupa. Potrebbe essere un lupo mannaro? Dunque, puoi attraversare il ponte o tornare al castello. Cosa puoi fare per scoprire se è veramente un lupo mannaro? Hai 10 secondi. Buona fortuna. Attendi che le nuvole si diradano per far riapparire la luna piena. E hai fatto proprio bene. Non appena la luce della luna illumina la donna, inizia a trasformarsi in un lupo mannaro.
Corri di nuovo nel cortile del castello e chiudi il cancello dietro di te. Ok, facciamo un piccolo riepilogo della situazione. Sei nel cortile, i vampiri sono all'interno del castello, un lupo mannaro ti sta aspettando fuori e degli zombie si stanno avvicinando. Sei intrappolato. Ma perché sei venuto in un castello così spaventoso? Tiri fuori il telefonino e inizi a registrare un video di addio. Ringrazi i tuoi follower per le loro opinioni e commenti. Ammetti che esistono delle creature mistiche e prometti che non metterai mai più piede in un posto del genere. Sempre se sopravvivi, gli zombie si stanno avvicinando e il lupo mannaro sta cercando di sfondare il cancello. Oh, fantastico! La paura ti passa e ti rendi conto che è tutta una messa in scena. È tutto finto. Ma come hai fatto a capirlo? Guarda di nuovo il video di addio e troverai la prova. Ti do 10 secondi per trovare gli indizi. Lo vedi quel tipo grosso con la telecamera dietro di te nella finestra della torre? Gli zombie smettono di ringhiare. Urlano: sorpresa! Non sono zombie, sono solo truccati. Il cancello si apre e la donna si toglie il costume da lupo mannaro e ti saluta. I vampiri escono dal castello, mostrandoti le loro zanne finte. È stato tutto organizzato dai tuoi fan. Volevano spaventarti e ha funzionato. Sei arrabbiato, ma allo stesso tempo sei felice di essere ancora vivo. Ok, ora vediamo come sei andato. Tra 1 e 3 punti. Hai difficoltà nel gestire situazioni di stress. Dedica più tempo a risolvere indovinelli e allenati a essere più calmo e concentrato. Tra i 4 e i 6 punti. Deve succedere qualcosa di veramente brutto per farti perdere il controllo. I fantasmi non ti spaventano più di tanto. Tra i 7 e i 10 punti. Non sai nemmeno cosa sia la paura e sai come uscire vittorioso da qualsiasi situazione. Ma hai ancora una domanda da fare ai tuoi fan. Come hanno fatto a far fluttuare i ballerini? È stato straordinario! I tuoi fan si guardano perplessi. Di che stai parlando? Che intendi? Non c'erano ballerini. Un brivido ti corre dietro la schiena.